Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori su Saiuz Web Network. Questo è Spazio Aperto in compagnia di Antonella Intrenò, Ugo Lombardi. Massimo Bonella dalla redazione di PianetaOggiTV.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi. E Rosario Moreno alla regia centrale. Buonasera Rosario. Buonasera Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Allora, come da promessa dello scorso mercoledì, questa sera abbiamo con noi Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Buonasera Giorgio, benvenuto. Buonasera Giorgio. Buonasera a tutti voi, buonasera da Palermo. Allora Giorgio, facciamo una breve panoramica sulle news dell'ultima ora con Massimo Bonella e poi entriamo subito nel merito della trasmissione. A te Massimo. Benissimo, 18.34, saluto anch'io l'ospite che avete, un caro amico, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Dunque, le news sono le seguenti. Innanzitutto, in primo piano, anzi dovrei dire in primissimo piano, l'omicidio di Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, nostro amico. Sono stati ricostruiti i fatti, si stringe il cerchio sui killer. Poi, da segnalare che in seguito alle polemiche, il giudice Nestor Canete, membro del gruppo che sta indagando sull'omicidio del giornalista, ma che nel 2011, nonostante le pesanti accuse di omicidio, firmò la clamorosa assoluzione di Vilma Acosta, è stato allontanato dalle indagini su disposizione del procuratore generale Javier Díaz-Barón. Ecco, dopo naturalmente Giorgio entra in merito dentro alla notizia. Le altre news della giornata, diciamo qui, di questa Italia, abbiamo Alfano, scontro alla Camera sulla sfiducia personale di Alfano sugli scontri tra polizia e operai dell'acciaieria di Terni. Selle e Movimento 5 Stelle accusano Alfano di aver mentito. La Lega lo giudica il peggior ministro dell'interno. Forza Italia parla di accuse strumentali. La maggioranza difende l'operato di Alfano. Il ministro dell'interno replica. I filmati non smentiscono la ricostruzione dei fatti. Dunque, andiamo avanti. L'altra notizia che emerge in primo piano, forte maltempo nella parte occidentale, centro-nord-ovest del nostro paese. Il maltempo torna a flagellare la Toscana, esondati i fiumi Carione e Parmignola a Carrara. Si è temuto per un disperso, ma è stato ritrovato vivo fortunatamente. Non c'è ancora una stima degli sfollati, ma si parla di migliaia. Una trentina di persone si sono rifugiate sui tetti per mettersi in salvo e sono state portate in un punto di accoglienza. L'acqua ha invaso anche il centro storico della città. In via Covetta ha crollato il muro d'argine per circa 200 metri. Il sindaco ha invitato i cittadini a non uscire dalle case e ha dato l'ordine di chiudere tutte le scuole, chiuse anche in molti altri comuni. Dunque è tutto per il momento da Venezia, la linea torna a Bari per la conduzione di Spazio Aperto. Antonella Intrenò e Ugo Lombardi, a voi. Grazie Massimo. Allora Giorgio, Massimo ha iniziato le sue news parlandoci proprio di Pablo Medina, giornalista paraguayano ucciso per mano di mafia il 16 ottobre ultimo scorso. Pablo Medina era venuto a conoscenza di fatti particolarmente gravi di corruzione tra le istituzioni dello Stato e i narcotrafficanti. Vuoi per favore parlarci della sua attività giornalistica? Perché Pablo Medina purtroppo non è molto conosciuto in Italia, però credo che il suo sacrificio e la sua attività giornalistica debba essere messa a conoscenza, a disposizione del pubblico italiano. Prego, Giorgio. Sì, cara, buonasera, buonasera al dottore e a tutti di nuovo, a Massimo. Mi sentite? Sì, Bene, buonasera. Giorgio, ciao. Grazie. Perfettamente, perfettamente. Allora, Pablo Medina, come ho detto la settimana scorsa, riassumo sinteticamente, è stato, spiritualmente lo è ancora, perché vive nella luce di Cristo, un nostro collaboratore della rivista Antimafia da tanti anni. E anche un amico e fratello personale che io conoscevo appunto da tanti anni. Ho vissuto dei momenti molto intensi con lui quando sono stato in visita in Paraguay.
e abbiamo indagato a livello giornalistico, giudiziario, giornalismo di inchiesta, lui e io, e quindi noi di Antimafia, nel cercare di capire perché il fratello Salvador Medina, giornalista radiofonico di una radio nazionale del Paraguay, fu ucciso come lui in un agguato mafioso. E Pablo aveva un amore profondo per questo fratello e purtroppo la tragedia di questa famiglia aveva portato anche all'uccisione del primo fratello, quindi un altro fratello ancora prima della morte di Salvador Medina è stato ucciso per ragioni ancora non del tutto chiarite di questo delitto, il quale se n'è parlato praticamente quasi non niente, perché comunque il fratello primo, questo fratello, era anche lui un personaggio che si dedicava alla denuncia dei mafiosi, non tanto quanto a livello di grande divulgazione massiva, però a livello locale. Quindi Pablo aveva due morti come fratelli, uno in particolare, Salvador, che era per ragioni così di feeling e di sangue legato molto, lo considerava una specie di maestro. Pablo, il fratello maggiore che lo aveva preceduto nella carriera giornalistica e purtroppo anche nella morte per assassinio per mano mafiosa. Quindi io ho conosciuto Pablo in queste circostanze, avendo una rubrica nel nostro giornale antimafia dedicata tutta al Sud America, quindi alla criminalità organizzata sudamericana, narcotrafficanti, e quindi anche il traffico di droga, scorie radioattive, centrali nucleari, ci occupavamo anche di queste indagini sulla mafia sudamericana, centroamericana e sudamericana. Quindi io mi reco in Sud America nel 2005, anzi scusate, nel 2006, e conosco Pablo. Quindi stiamo parlando di un'amicizia decennale e lì facciamo amicizia insieme, lui per il suo giornale ABC, che è il giornale nazionale del Paraguay, uno dei più importanti, se non il più importante a livello politico-sociale, e per indagare profondamente sull'assassinio del fratello. Quindi chiediamo e otteniamo dalle autorità paraguayane la visita in carcere dell'unico killer condannato all'ergastolo, che si chiamava Milia El Sin. Io lo interrogo, cioè gli faccio un'intervista. Pablo mi dice, per ragioni ovviamente di sentimento e di emozione, mi dice: io sto dietro di te, dietro le tue spalle, perché parlare con l'assassino di mio fratello non avrei la mente lucida come ce l'hai tu, essendo noi giornalisti e dobbiamo essere freddi e capire per dare la notizia ai nostri lettori senza manipolarla. Quindi io mi metto dietro le tue spalle e ti ascolto il dialogo che tu, Giorgio, hai con lui. Fammi questo favore, io gli dico: Paolo, tu per me sei una guida nel giornalismo, ma tu desideri così, facciamo così. Quindi lui si mette proprio dietro le mie spalle. Il killer non riconosce in Pablo, per ragioni ovviamente di pratiche, non sa che dietro di me c'è Pablo Medina, il fratello del giornalista ucciso da mano criminale, qual era questa persona, al quale il direttore del carcere ma lo porta nella sua cella. Lui è ammanettato e io, con uno staff di collaboratori antimafia più guardie del corpo e quant'altro, interrogo a questo personaggio e Pablo sta dietro di me che prende appunti. Dopodiché finisce questa specie di interrogatorio, intervista, e usciamo
E nel cortile del carcere ci riuniamo tutta la delegazione, formata anche da un giudice che ci ha accompagnato, il giudice Jorge Figueredo, amico fraterno nostro e amico anche di Pablo Medina. Quindi noi ci rechiamo fuori e iniziamo. Pablo non si capacita della freddezza e mi spiega che era contento della mia intervista perché io cercavo di approfondire i mandanti, chi avevo ucciso. Poi sappiamo che i narcotrafficanti, anche nel caso di Salvatore Medina, erano personaggi legati alla politica, legati a poteri forti, eccetera. Quindi nasce questa amicizia. Lui pubblica un paio di articoli sul giornale antimafia, interviste, poi io ritorno in Italia e nel 2009 io lo invito al congresso mondiale per quanto riguarda le mafie sudamericane a Buenos Aires, anzi a Rosario, all'Università di Giurisprudenza e del Diritto di Rosario, dove l'anfitrione è stato il giudice Juan Alberto Rambaldo insieme ad avvocati e ad altri operatori del diritto, docenti universitari che mi organizzano questa conferenza con la collaborazione antimafia. Io chiedo e ottengo con forza, nel senso con determinazione, la presenza di Pablo Medina come grande esperto antimafia del Sud America e del traffico internazionale di stupefacenti. E lì lui fa un discorso così commovente che quando abbiamo fatto questo filmato, mi hanno mandato questo filmato per la commemorazione di Pablo, io vedo questo abbraccio intenso tra me e lui che mi ha creato un'emozione veramente indimenticabile perché sembra un addio, non sembra un abbraccio tra due amici. Ci vediamo a pranzo, ci vediamo a prendere il caffè, come se da quella volta non ci dovevamo mai più incontrare, che era un addio per sempre. Tant'è vero che purtroppo io per 3 anni non ho più rivisto Pablo, sebbene ci sentivamo, eravamo in contatto attraverso anche i nostri amici del Paraguay, lui mi mandava notizie, però purtroppo il destino ha voluto che quell'abbraccio così forte, quasi che non ci volevamo staccare, ma non è che avevamo avuto dispiaceri o avevamo avuto qualche cosa di particolare. Un abbraccio così forte che poi dopo ho capito che la vita ci aveva dato quella grande intensità di amicizia, perché in quel momento, di fronte a tutta quella gente, senza motivo. Il motivo era perché io poi non l'avrei mai più rivisto. Di fatto io non rivedo mai più Paolo, lo rivedo massacrato in una fotografia, in un filmato, massacrato dalle pistolettate calibro 9 lungo e le fucilate che ha preso nella testa il mio amico carissimo. Questi sono i fatti e questa è la sintesi della mia storia con Paolo Medina. Bene, ma dopo questo episodio abbiamo saputo che si sono mosse non solo le autorità in Paraguay, ma anche un gruppo di giudici, Giorgio. Allora, adesso la situazione è la seguente. Praticamente, per la prima volta in Paraguay si è aperta un'inchiesta seria, non pagliacciate come sempre. Pablo era così importante nell'anima del popolo che ha suscitato una specie di rivoluzione sociale, di protesta. Quindi i giudici hanno dovuto sì o sì intraprendere delle indagini. Vengono nominati due giudici che indagano per forza su dei pregiudicati, però sono dei giudici ambigui, i quali spiccano un mandato di cattura nei confronti del sindaco della città di Curupaty, che è una città ai confini con il Brasile, città dove risiedeva Pablo Medina e dalla quale lui faceva dei reportage veramente duri,
fortemente duri contro i narcotrafficanti e contro i politici locali. Il suo sindaco, più volte denunciato dai suoi articoli, più volte processato, era stato sempre assolto per la famosa insufficienza di prova. Addirittura questi due giudici vengono nominati come coloro che devono seguire le indagini sull'assassinio di Pablo Medina. Scoppia una specie di protesta, grazie a Dio il procuratore generale di Assunzione della capitale rimuove questi giudici perché veramente, ragazzi, era una cosa così sfacciata e così assurda che questi giudici avevano assolto i mandanti dell'omicidio di Paola, adesso erano coloro che dovevano indagare sullo stesso personaggio che avevano assolto, quindi il magistrato capo della procura di Assunzione li rimuove e mette in nomina altri due magistrati giovani, apparentemente, credo, sinceramente onesti, i quali arrestano, diciamo, nell'arco di pochi giorni due presunti killer, perché di due personaggi si trattava, che hanno sparato i sicari a Pablo e alla sua assistente, la bambina giovane, ragazzina Anita Almada di 19 anni, siccome hanno sparato vari colpi con due pistole, l'assistente era al fianco, è stata colpita all'addome e al cuore e è morta, diciamo, per effetti collaterali dell'attentato. Infatti Paolo è stato colpito più volte al torace da questa pistola potentissima che usa anche la nostra polizia, e poi lo hanno finito con un colpo alla testa di fucile calibro 9, quindi è un assassino classico di sicari mafiosi professionisti. Quindi poi dopo vengono arrestati i presunti killer, dico presunti perché non è che lo sappiamo al 100% se sono loro, diciamo teoricamente sono loro. Poi spiccano il mandato di cattura per il sindaco, questo un certo Acosta. Acosta è il nipote che dovrebbe essere uno dei killer, quindi questa Acosta vede l'aria brutta che tira e si dà alla latitanza. È tuttora ricercato come il mandante dell'assassinio di Pablo Medina. È tutto finito, qualcuno potrebbe dire. È stato risolto per la prima volta un caso in Paraguay, tutti contenti, nel senso si rende giustizia al giornalista ucciso. Il sindaco narcotrafficante, purtroppo un paese devastato dalla droga, ce ne sono altri, però la politica crede in quel momento di salvarsi il cosiddetto sedere, di salvarsi il culo. Invece succede che si scopre che Pablo Medina aveva scritto contro politici potenti e anche aveva scritto contro il capo supremo dei giudici del Paraguay, cioè il presidente della Corte Suprema di Cassazione, un certo Núñez, il quale, vedendo che la folla esalta Pablo Medina come martire, come santo, come ucciso dai mafiosi potenti, politici, siccome lui si ritrova nella lista nera di Pablo negli articoli i quali lo denunciano come complice del sindaco Acosta nel traffico della droga. Dobbiamo sottolineare che al sindaco Acosta la polizia guidata da questi magistrati bravi, onesti, che succede? Succede che trovano 3 tonnellate di droga nella tenuta, nella casa del sindaco. Quindi, siccome è stato ucciso a pochi metri dalla casa del sindaco Pablo e aveva scritto che il sindaco è narcotrafficante, al sindaco gli trovano 3 tonnellate di droga e trovano delle lettere del sindaco che minacciano a Pablo, 2 più 2 fa 4, cari amici miei che mi ascoltate. Però dietro il sindaco chi c'è? Questi grandi guadagni di miliardi di dollari, centinaia di milioni di dollari, se li gode da solo. Ci sono personaggi all'interno dello Stato del Paraguay che appoggiano i narcotrafficanti, ci sono supremi giudici che hanno il potere pari al Presidente della Repubblica, che coprono e sono complici dei narcotrafficanti. Pablo Medina diceva di sì e nomina, fa nome e cognome, di questo signore Núñez, il quale spunta fuori come un topo che esce dalla tana
un topo di fogna che esce dalla sua tana, che la sua tana sarebbe il Ministero della Corte Suprema di Giustizia, che è una cova di ratti sicuramente, e dice: io fa una conferenza stampa in pompa magna, viene ripreso questo 3-4 giorni fa da tutte le televisioni del Paraguay, e dice: Pablo Medina, con tutto il rispetto, era un personaggio esaltato, soffriva di malattie mentali, che praticamente scriveva delle corbellerie, ha detto delle grandi falsità su di me e su altri, qualcuno ci è rimasto male e gli ha sparato. E dice: voi mi chiedete le dimissioni, che la stampa chiede le dimissioni a questo supremo giudice della Corte Suprema, al presidente, lui dice: io non mi dimetto, e dice, scavandosi letteralmente la fossa con le proprie mani: io non mi dimetto, solo Dio lo potrà fare. Adesso Dio andrà in Paraguay tramite me e gli dirà: ti sei scavato la fossa con le tue mani, perché io nel nome di Dio ti accuso che tu avrai una vita di grandissima sofferenza e dopo la tua morte ti godrai l'inferno per 700 milioni di anni. Hai provocato Dio, Dio ha mandato dall'Italia a un messaggero per risponderti. Giorgio, noi nella nostra storia ci sono. Ho capito, caro dottore, il motivo perché vado in Paraguay. Non capivo con chi me la dovevo prendere, essendo arrestati i killer, il sindaco lo stanno cercando. Che ci vado a fare? Con chi me la devo prendere? Allora ho detto: farò un discorso di aprire gli occhi al popolo, di liberarsi di questi mafiosi al governo, nella politica in generale. Poi, siccome c'è un Dio che io chiamo Adonai, che mi ha ascoltato, ha sicuramente guidato la mente di questo mafioso capo della giustizia del Paraguay. Siccome ha detto del mio amico che era un esaltato ed era un pazzo che scriveva contro di lui, addirittura mi nomina Dio, allora il Dio mi ha detto: l'hai capito con chi te la devi prendere? Devi andare lì e lo devi condannare alla morte seconda subito, mentre lui è in vita. Ed è quello che faccio di fronte a migliaia di persone. Giorgio, noi abbiamo nella nostra storia, anche noi abbiamo i nostri ammazza sentenze. Ebbene, un Non... altro Ecco, carnevale, tipo carnevale. bene. Però carnevale non trafficava in droga, non mi risulta, era amico dei mafiosi, ma Sì, questo. però abbiamo nel nostro stato un accordo Stato-mafia. Credo che Sì. non sia facile trovarlo negli altri stati europei, situazioni del genere. No, Ma in Stati volevo. Prego, prego, Europei non credo, però in Stati Sudamericani è prassi. Giorgio. Parliamo di Europa, insomma. Io ti volevo dire, intanto questo fantomatico, questo ipotetico killer comunque, ha creato degli squilibri nel territorio. Leggevo che sono proprio loro, le organizzazioni malavitose, che desiderano che venga preso al più presto, perché se no non può riprendere il traffico, insomma. Da questo punto di vista sì, perché non si aspettavano, e questo secondo me è stato una specie di, chiamiamolo, segno di fede, come se il cielo in qualche modo ha spinto la coscienza pubblica a intervenire, quindi non si aspettavano mandanti ed esecutori una reazione popolare di tale vastità. Quindi hanno preso delle misure, sicuramente hanno fatto consegnare i killer, e poi sicuramente in questi giorni faranno arrestare il sindaco mandante, ma i vari intoccabili rimangono lì. Quindi il mio viaggio in Paraguay è perché devo indicare al popolo che finché non stanano dalle tane di questi topi di fogna che vivono nei più alti palazzi delle istituzioni del Paraguay, quindi parliamo in questo caso del presidente Núñez, il capo della Suprema Corte di Giustizia, e tanti altri politici, eccetera, loro non si libereranno mai, quindi devono cacciare con le buone o con le cattive questa gente dai loro poteri. Questo è quello che voglio dire. Se poi mi ammazzano, mi arrestano, non mi interessa. Io lo devo dire perché questa è la mia missione. E questo è lo stesso invito che la nipote di Pablo Medina
ha lanciato alla popolazione durante la manifestazione che c'è stata qualche giorno fa, manifestazione che ha raccolto un numero incredibile di persone. E tutt'oggi continuano le proteste dei colleghi di Pablo Medina, che comunque continuano a non sentirsi sufficientemente tutelati. Tu pensi che questa possa essere una buona occasione per l'informazione, un'occasione per liberarsi dai vincoli del potere della mafia? Ma è un'occasione per denunciare queste cose. Io non credo che i giornalisti in Paraguay subiranno, ci avranno, mi arrivano notizie che il fratello addirittura del giudice ha sparato, il fratello no, del giudice, del sindaco Wilson Acosta ha sparato a Pablo, quindi c'è un Sì, delitto. Wilson Acosta e Gustavo Acosta dovrebbero essere gli esecutori materiali Delitto dell'omicidio. politico mafioso. Immaginate che il sindaco di Bari uccide uno di voi che fate i giornalisti e viene il fratello e vi ammazza. Quindi è una cosa, un delitto politico mafioso. E allora dicevo, non lo so, io penso che le autorità non daranno niente ai giornalisti, però l'obiettivo nostro di questa manifestazione, che sarà il 18 di novembre, se non erro, è quella di 2 giorni dopo del trentesimo giorno, del trigesimo della morte di Paolo, quello che secondo me può fare una manifestazione massiva come la nostra ed altre che ne seguiranno più grandi della nostra, speriamo che i nostri colleghi giornalisti continuino nella protesta, è quello di sensibilizzare le masse a cacciare dai palazzi della politica questa gente con il voto. Con il voto dove anche, o con il non, o con il non voto, che non va nessuno a votare, o che votano finalmente personaggi che sono credibili, che sono onesti. Questo è l'obiettivo. Oppure che fanno una rivoluzione civile. Non sarò certamente io a dire prendete le armi e sparate nella faccia a tutti questi corrotti. Io dirò fate una rivoluzione, fatela con la pace, con la democrazia, oppure fatela come vi pare. Noi certamente partigiani italiani di fronte a un nazismo che incalzava, che torturava, che fucilava, a un certo punto ci siamo decisi di prendere le armi con le scopette e ce ne siamo andati nelle montagne. Io avevo i miei bisnonni, i miei bisgì che hanno fatto la resistenza e abbiamo iniziato a sparare. Non potevamo sopportare per secoli e secoli la presenza nazifascista che torturava, stuprava e violentava i nostri figli. Quindi in Paraguay stanno vivendo una cosa similare e non è tanto, come diceva il dottore, dissimile dalla nostra, solo che noi abbiamo ancora una magistratura non del tutto inquinata, è inquinata, ma grazie a Dio non del tutto. Abbiamo una politica quasi del tutto inquinata, ma non del tutto. Abbiamo una fortissima società civile che in un certo senso fa delle proteste che trascinano la gente. Abbiamo un sindacato non del tutto inquinato, quindi là non hanno assolutamente niente, cioè là hanno non hanno una società civile che si riesce a organizzare in manifestazione di piazza. Si è voluta la morte di Pablo per smuovere qualche coscienza. Adesso speriamo che noi diamo l'input per poter poi fare in modo che gli altri, la società del Paraguay, si ribella e segue le nostre tracce. Quindi Giorgio, il 18 ci sarà questa manifestazione. Noi desideriamo comunque organizzare uno speciale, naturalmente, per poter seguire e dare notizie in tempo reale. Questo perché l'assassinio di Pablo Medina e le dinamiche che hanno determinato questo assassinio non sono dissimili da quelle che viviamo nel nostro paese. Per cui chi ci ascolta non deve ritenere questo un fatto avvenuto al di là dell'oceano e quindi lontano dalla nostra realtà.
Possono cambiare nomi, possono cambiare personaggi, ma le dinamiche di fondo sono sempre le stesse. C'è sempre una mano mafiosa, c'è sempre una mano delinquenziale della criminalità organizzata e sempre comunque la corruzione a fare da sfondo a fatti di questo tipo. Per cui noi seguiremo questa manifestazione e ne daremo contezza in tempo reale, naturalmente. Ma infatti io volevo chiedere, passando naturalmente da un argomento ma comunque simile, vicino al precedente, tu pensi che dalle nostre parti ci possa essere una identica reazione della malavita nei confronti di uomini del giornalismo, uomini di cultura? O pensi che l'accordo che vige o dovrebbe vigere all'interno del nostro paese è quello che evita che si creino manifestazioni identiche a quelle sudamericane? Cioè, in poche parole, noi siamo molto più avanti rispetto a loro, per cui non avvengono questi massacri, oppure l'accordo evita, impedisce che avvengano questi massacri. Qual è la nostra posizione, secondo te, come paese? La nostra posizione è una posizione di un paese che vive in questo momento un patto con la mafia e questo patto è sancito dalla possibilità che la mafia in qualsiasi momento dovesse lo Stato italiano decidere di colpirla al cuore più profondo e quindi finalmente decretarne la morte, non il coma o il ferimento o lo svenimento, la morte definitiva, la mafia ha un deterrente di potenziale così spaventoso che può in qualsiasi momento mettere sotto scacco lo Stato italiano, perché ha un'arma risolutiva, la possiamo pagare paragonare alla bomba atomica, alla bomba all'idrogeno, che è quella del denaro. La mafia non è un'organizzazione criminale che ha delle alleanze all'interno delle varie criminalità, cioè le stesse criminalità che si alleano, e ha delle alleanze potentissime fuori da se stessa, sia nei gangli dello Stato, ma anche e soprattutto all'interno delle aree finanziarie e economiche che hanno bisogno, come l'acqua, dei contanti, dei soldi, del narcotraffico che solo un'organizzazione criminale come la mafia può offrire. Non certamente i soldi del narcotraffico le vanno a cercare alla Caritas o dalle sue orsoline, siccome sono soldi che hanno una quantità spaventosa di zeri, ecco che la mafia ha questo deterrente. Quindi lo Stato vive sotto il ricatto continuo. La mafia capisce perfettamente che non può come fare quello che ha fatto Riina, cioè avere il delirio di onnipotenza, uccidere, mettere bombe, schiacciare. La mafia sa che deve stare contenuta all'interno di uno spazio da condividere con lo Stato, ma la mafia sa anche che qualora lo Stato dovesse intervenire con la forza, perché la forza ce l'ha, di annientarla, lei gioca l'asso che ha nella manica, che è quello economico. Voi dovete pensare, ecco perché è stata fatta la trattativa con Cosa Nostra. Fu fatta sia per cercare di far cessare le bombe, ma a Cosa Nostra fu chiesto cosa volete. A Cosa Nostra non fu detto adesso state attenti, noi vi annientiamo. Se uno Stato chiede a una forza nemica cosa volete, significa che sa che si trova in perdita, non certamente in vantaggio. Sta perdendo la partita, quindi ferma la partita e dice all'arbitro: senti, vai dai giocatori, dal portiere, dal capitano, gli dici: ma cosa volete per pareggiare che state vincendo 8-0? Infatti, Giorgio, scusami, infatti l'accordo si fa o fra due persone o fra due diciamo, strutture, entità, contraenti che sono d'accordo, oppure l'uno è succubo
succube dell'altro. Cioè, voglio dire, problema non. quando un cittadino esprime un voto, dovrebbe Certo. sapere che quando vota non vota il politico, vota il mafioso. Purtroppo in molti casi sì, però il problema è molto complesso. Cercherò di spiegarlo in sintesi. Il problema è economico. Lo Stato, il presidente Napolitano, quando dice eravamo sotto ricatto, lui dice una cosa giusta, ma poi si riserva di non dire altro perché sa benissimo che c'è un segreto di Stato o una ragione di Stato, se volete, che impedisce, obbliga, se volete, la massima autorità dello Stato, ma anche tutti i vertici della nazione, a non andare al di là di quello che si deve sapere e che invece i giudici di Palermo stanno indagando e riusciranno, forse, a meno che non li ammazzano, a dirci tutta la verità, che è quella che lo Stato italiano è, purtroppo, economicamente parlando, un dipendente dalle grandi forze economiche che può offrire la mafia. Vi dico due numeri: la mafia fattura 150 miliardi di euro ogni anno, cioè le varie mafie, la mafia siciliana, calabrese, pugliese e campana. Sono quattro mafie sparse su tutto il territorio nazionale. L'Ndrangheta addirittura è sparsa a livello mondiale, su tutti i cinque continenti c'ha delle famiglie mafiose, prevalentemente in Australia, in Canada, in tutto il Sud America, e che fanno affari grossissimi. La Cosa Nostra siciliana è risaputo. Poi avete la mafia, la Sacra Corona d'Unita di Bari, che diciamo è una sorellina delle grandi organizzazioni criminali, ma fa la sua parte. E poi c'è la grande camorra napoletana. Queste quattro mafie si fanno gli affari loro, non si fanno la guerra e a volte fanno degli accordi strategici. Uno di questi potrebbe essere quello economico. Cosa ci fanno con 150 miliardi di euro all'anno i mafiosi? E sappiate che la mafia, se produce 150 miliardi di euro netti, in realtà se la mafia dovesse quotare in borsa, paradossalmente, avrebbe un utile di 100 miliardi. Quindi che avrebbe sarebbe, secondo le statistiche, di 100 miliardi di euro all'anno. Questo significa un guadagno spaventoso tale che la mafia, se volesse, nel secondo e il terzo anno che si quoterebbe in borsa, potrebbe comprarsi tutta la borsa di Milano. Quindi tutte le aziende, 320 aziende quotate in borsa, con un colpo solo in una seduta di un lunedì qualsiasi, la mafia se le potrebbe comprare tutte quante insieme. Inoltre, una volta che dovesse fare questa mossa strategica di comprarsi tutte le aziende, compresa l'ENI, la Fiat, in un colpo solo, grazie alla grande quantità di soldi che possiede, gli rimarrebbero in contanti, per spenderli come vuole, altri 500 miliardi di euro. Quindi, di fronte a queste cifre, dove la mafia può pagare il debito pubblico italiano, dove la mafia, se si dovesse alleare e rendersi una forza unica, potrebbe comprare la borsa di Milano, a questo punto io, che rompo i coglioni sempre a tutti facendo domande, io chiederei a tutta la politica, a tutti i ministri, a tutti i presidenti della regione, a tutti i sindaci d'Italia, a tutti gli assessori, a tutte le banche, direi: scusate, ma se c'è una forza economica tale nel nostro paese, così mi viene una domanda, questa ci potrebbe ricattare? La risposta di tutti, se hanno un pochino di intelligenza, è sì, certo che ci potrebbe ricattare. Ah, allora forse è questo il motivo perché non riuscite mai a vincere questi cazzo di mafiosi. È questo il motivo per il quale non sappiamo mai le verità sulle stragi. È questo il motivo per il quale mai nessun primo ministro fa una conferenza stampa e dice: quest'anno io vincerò la mafia. È questo il motivo per il quale l'Italia sempre piange miseria, però alla fine riusciamo in qualche modo a salvarci il sedere e a rimanere tra i sette paesi più grandi del mondo, perché c'è qualche zio, qualche amico che mette i soldi. Purtroppo, cari amici, è così. Siccome le statistiche, e così finisco il mio monologo, questa statistica dei 150 miliardi di euro di fatturato all'anno, sapete chi l'ha fatta? Una persona senza, al di sopra di ogni sospetto.
questa statistica del fatturato anno non l'hanno fatta i giudici Rossi, non l'hanno fatti i politici amici miei, l'ha fatto il governo Berlusconi, nel presidente Pisano. Pisano, DC, Forza Italia convinto, ha fatto questa statistica. La mafia fattura 150 miliardi di euro. Quindi è insospettabile la fonte, cioè la fonte è assolutamente autentica, anzi, forse ha sminuito un po'. Magari la mafia fatturerà 250, lui per ragioni di opportunismo ha messo 150, ma a me mi stanno bene anche solo 150 miliardi di euro all'anno. I numeri sono quelli che vi ho dato. La mafia ha nelle mani l'Italia e quindi se ha l'Italia c'ha un pezzo di Europa e quindi se ha un pezzo di Europa in realtà a trattare con le grandi superpotenze e stabilire le geografie politiche del nostro paese non saranno mai quello stupido di Renzi o quel cretino di Grillo o quel Bersani, poveretto, forse un malato mentale, oppure quegli altri oppositori, tutta questa teatrina della politica, o i grandi giornali, il Corriere della Sera. Saranno questi signori che diranno all'America. Si metteranno d'accordo con l'America su ciò che bisogna o non bisogna fare. Le comparse poi ci dicono: abbiamo deciso, abbiamo votato, ma in realtà il retroscena sono questi. Ormai io ne sono sciente e cosciente, mi rimane solo cercare di inculcarlo porta a porta a tutto il mio paese. Indubbiamente, Giorgio, la classe politica del nostro paese lascia parecchio a desiderare. Purtroppo non ci sono personalità di spicco, non ci sono statisti, non c'è nulla. È, come dicevi tu, un teatrino che serve più che altro per fare azione dislocativa, per distogliere la Ma c'è nostra attenzione. un motivo, cara, questo che dovete capire, se no non ci comprendiamo. Non è un teatrino perché sono incapaci, No, sono sotto scacco. Se sì. noi siamo un paese occupato, devo fare delle metafore, no? C'è un regime nazifascista più o meno che occupa il nostro paese. Questo regime nazifascista non può presentarsi così sfacciatamente di fronte all'opinione pubblica, perché rischia una rivoluzione, un movimento popolare, una guerra civile. Quindi si deve presentare attraverso delle mascherine, delle maschere teatrali. Quindi le maschere sono tutti quei partiti politici, compreso Grillo, che fa un lavoro di opposizione per comparsa, a parte i ragazzi. Che alcuni che io conosco che credono in quello che fanno, ma cercano di fare sensibilizzare l'opinione pubblica, ma non hanno nessun potere. Il vero potere del partito di Grillo ce l'hanno lui e Casaleggio, i quali quando parlano di mafia o fanno ridere o addirittura piangere, cioè non dicono assolutamente nulla, scherzano o dicono cavolate sulla mafia. Se invece i loro deputati, alcuni parlano seriamente, ma non hanno il potere di Grillo. Quindi il problema è solamente economico. Noi siamo sotto scacco. Facciamo finta, ti faccio un esempio: è come che adesso tu ritorni a casa, vivi in una casa d'affitto dove ti impongono che devi vivere in un certo modo, devi pagare una certa quantità di soldi ogni anno e devi vivere dentro quelle quattro mura, non puoi mettere la musica, non puoi suonare, i rubinetti li puoi aprire da un'ora all'altra, i termosifoni solo quando te lo dice il padrone di casa, pena che ti cacciano fuori e devi andare a dormire alla stazione. Tu che cosa fai? O ti adatti oppure ti ribelli. In Italia nessuno si ribella, ci adattiamo al ricatto mafioso, che è un ricatto economico. Se tu noti quello che ti dico io, ha una ragione pratica e c'ho le prove. Ci sono indagini in corso dove c'è una corruzione dal Venezia, il governatore di Venezia del Veneto che è andato in carcere per corruzione. L'Expo, l'opera più bella e più grande che abbiamo nelle mani, sono un sacco indagati, tangenti di centinaia di milioni, cioè ogni cosa che tocchiamo nel nostro paese c'è un'indagine. Non è così perché si alzano la mattina i giudici, perché c'è del denaro illecito che entra in tutte le arterie del nostro paese. Se un giorno chiudono il rubinetto, noi ci finisce non come la Grecia, che già è una cosa straordinaria, ma ci finisce come il Senegal, come il Kenya, diventiamo il 180esimo paese più miserabile del mondo, perché l'economia
creativa, chiamiamola tra virgolette così, la mafia la sposta da Milano tranquillamente, se vuole la può spostare in Bulgaria, perché ho detto che hanno i soldi per comprarsi la borsa di New York, scusate, di Milano. Certamente voi pensate che gli americani, sapendo come noi siamo messi, vanno a trattare con Renzi, cioè fanno le conferenze stampa e le riunioni politiche di fronte alla televisione e prendono in giro Renzi, vanno a cena, a pranzo, prendendolo per il culo a quel ragazzo, ma in realtà loro trattano con altri personaggi potenti italiani e stabiliscono le regole politiche, non trattano affatto né con il governo, né con il Presidente della Repubblica, con nessuno. Ora, queste verità il Presidente le sa, Renzi le sa, Berlusconi le sa, Grillo le sa, tutti i più grandi leader politici italiani le sanno e sanno che devono accettarle. Chi si rifiuta diventa nemico e quindi deve organizzare una rivoluzione civile. Ma in questo quadro disastroso, per fortuna ci sono, come dicevi tu poc'anzi, delle sacche ancora integre, come i Certo, giudici di Palermo. e anche quelli della Calabria che vogliono spiegare all'Italia che la nostra è uno stato mafia, del quale Sì. ce ne possiamo liberare se con un atto di forza noi rubiamo i soldi ai mafiosi e uccidiamo tutti i mafiosi, nel senso che li mettiamo dentro le patrie galere, buttiamo la chiave e annientiamo completamente, nel senso non fisico, ma intellettuale, tutta la classe politica dirigente del nostro paese. La mandiamo a casa. Questo ci costerebbe un po' di crisi economica di un anno o due, ma se poi noi andiamo a individuare tutte le ricchezze che i mafiosi hanno sparse per il mondo, sono comunque ricchezze italiane, solamente che spostiamo l'ago della bilancia. Da mafiose diventano ricchezze dello Stato Spiegato. che distribuirà al bene comune di tutti i cittadini. Ma il 28 ottobre, Giorgio, i giudici di Palermo sono riusciti finalmente ad avere una deposizione, del presidente Napolitano. Ora io ti chiedo, quali sono stati secondo te i punti fondamentali della deposizione del presidente? Nessuno, io non ho trovato quasi nessun punto. C'è qualche cosa dal punto di vista del processo, è stato un punto a favore dei pubblici ministeri, perché il presidente finalmente ha detto che eravamo appunto sotto ricatto, che c'è stata una minaccia della mafia, che c'erano delle correnti all'interno di Cosa Nostra, quindi ha rivelato dei segreti che non sapeva nessuno, perché in realtà appunto era così, ma lo sapevano solo i servizi segreti. Insomma, ha detto e non ha detto sugli indicibili accordi che denunciava il suo consigliere, ha detto non lo so, è stato un dramma, io non gli ho chiesto niente, quindi non ha voluto rispondere. La trattativa ha detto non so niente, non mi hanno detto niente, non sapevo niente, quindi queste due cose mi ha deluso. Sul fatto che ha riconosciuto che in quegli anni c'era un ricatto allo Stato è un punto a favore assolutamente dei magistrati della pubblica accusa, perché un presidente che riconosce che c'è una forza che vuole ricattare lo Stato, sotto fa capire che c'era una trattativa in corso. Però Giorgio, io su questa faccenda della lettera di Loris D'Ambrosio vorrei una tua opinione. Cioè, Loris D'Ambrosio era un personaggio abbastanza particolare, con un trascorso abbastanza importante. È stato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dove ha svolto funzioni di PM in alcuni dei più importanti processi in materia di terrorismo e criminalità organizzata, come quello nei confronti della Banda della Magliana. Dalla fine degli anni Ottanta ha collaborato con Falcone, che l'ha voluto capo dell'ufficio studi della Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero. Nel periodo della collaborazione con Falcone e dopo la strage di Capaci, sono entrati in vigore, la Procura Nazionale, Antimafia e la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Oltre alla introduzione del carcere duro per i detenuti più pericolosi, altri provvedimenti di una certa rilevanza. Ora io mi chiedo, come mai, avendo il presidente Napolitano,
ricevuto una lettera di dimissioni da parte di D'Ambrosio, definita da lui stessa durante la deposizione, dai toni e dal contenuto drammatico. Come mai non ha ritenuto di dover approfondire le ragioni di questa angoscia che emergeva dalla lettera di Loris D'Ambrosio? È stato un eccesso di educazione da parte del Presidente? Non ha voluto essere eccessivamente invadente? O c'era una consapevolezza per cui la domanda risultava essere inutile? Presidente non ha voluto rispondere su questa drammatica lettera perché sapeva che era una lettera di un collaboratore importante, amico di Falcone, che sapeva tanto, troppo forse, dei rapporti mafia-politica, delle stragi, tant'è vero che si è sentito un inutile scriba di indicibili accordi, quindi lui sa benissimo, perfettamente, che cosa voleva dire il suo consigliere. Però la ragione di Stato gli impone il silenzio. Ha solo detto drammatica. Drammatica che significa? Significa tutto. In quella frase Napolitano ha detto tutto. Drammatica significa che in quei momenti lo Stato stava vivendo una situazione drammatica e per uscirne fuori ha dovuto abbassare la testa alla mafia. Ma lui non lo vuole raccontare perché lui pensa che la ragione di Stato prevarrà su tutto e che alla fine questa mafia. È che alla fine ci dobbiamo convivere con la mafia per ragioni di opportunismo per il paese, per il benessere del paese. Queste sono le scelte dei nostri politici falliti, deliranti, ipocriti, omertosi, non so quale termine usare, ma sono quelli che hanno portato alla rovina l'Italia. Politici come Napolitano hanno distrutto l'Italia, Andreotti, Napolitano. Cossiga, Lima, questa gente, Craxi, Martelli, tutta gente che ha distrutto, l'ha fatta a pezzi. E Berlinguer era un'eccezione, Pertini era un'eccezione, ma sono eccezioni. E la classe dirigente del nostro paese ha sempre avuto, è stata una classe dirigente corrotta e mafiosa, punto e basta. La vogliamo cambiare questa classe dirigente? Dipende da noi se vogliamo cambiarla o no, se no ce la teniamo. E ci teniamo i mafiosi che ci schiacciano la testa e il piede. Inutile la ribellione di quei poveri landini, sindacati che cercano diritti dei lavoratori. Non ce ne saranno mai finché abbiamo questa classe dirigente che tende la mano alla mafia e invece staccione il proprio cittadino caricandolo di tasse, togliendogli il lavoro, abbassando la pensione. Con tutti i soldi che c'ha la mafia potremmo vivere e essere il paese il più potente del mondo. Giorgio, per uscire da questa. Giorgio, mi senti? Per uscire da questa sacca, quindi le alternative sono due. O il popolo diventa consapevole e diciamo potrebbe gestire, ma in realtà poi non la gestisce mai una reazione, una rivoluzione popolare è sempre comunque guidata. Oppure potrebbe essere intelligentemente guidata, abilmente guidata, da un pool di magistrati che hanno voglia, e ce ne sono già alcuni, di salvare questa nazione. Sono gli unici che possono farlo. No, non possono farlo, loro possono portare alla verità giudiziaria, ma ci vorrebbe una classe di intellettuali che trascinerebbe il popolo alla verità politica. Molte verità che non si possono raggiungere con la magistratura, ci vuole la politica e poi gli intellettuali, le scuole, istituti di cultura, questo lo può fare, non chiedo, lo potrebbe fare anche in parte la Chiesa Cattolica con alcuni buoni preti, però non penso che ci riusciranno perché non c'è la voglia di farlo. Per ora non c'è, se ci sarà ve lo faccio sapere. È un percorso lungo, l'acquisizione, la consapevolezza del popolo è sempre lunga, è lenta, è deviata. Da parte mia, io non ho assolutamente nessuna speranza, zero. Io, come voi sapete, ho una strada alternativa, grazie a Dio, che non è né politica né sociale né giudiziaria. Quella giudiziaria ammiro, sostengo, appoggio con tutto me stesso il lavoro dei magistrati, che impegnati,
nella lotta alla mafia, ma per il resto la mia strada alternativa nella risoluzione dei problemi è un'altra, cioè quella spirituale, dove interverrà con la violenza, con la forza, annientando tutto e tutti il Padre Eterno. Io ho questa certezza, altrimenti è con Cristo. Se non l'avessi, domani mattina vi assicurerei che già io mi sarei ritirato a godermi 4 giorni con la mia bambina, che non vedo mai. Gli insegnerei le cose belle della vita ai miei figli e manderei a quel paese tutto e tutti. Siccome credo nella giustizia divina, credo nei miei fratelli spirituali che seguono quest'opera cristica. Allora ecco che mi piace essere in mezzo alla gente e cercare di gridare questa sete di giustizia, perché so che il mio re, il capo della mia resistenza, dei partigiani nostri, è Cristo e che ha tutto il potere dell'universo. Quindi io so che prima o poi questa storia finirà, ma da quella strada lì. Non fatemi domande se questi problemi saranno risolti dalla politica, dalla società, no, assolutamente, al contrario. Giorgio, Prego. abbiamo una piccola sorpresa per te. Prego. Ci sono qui persone che tu conosci, che conosciamo anche noi naturalmente, che sono il tuo sostegno qui con noi adesso, per il mondo ce ne sono tanti altri. E abbiamo voluto con questo piccolo applauso cercare di farti arrivare tutto il nostro appoggio, tutto il nostro sostegno e l'amore che abbiamo tutti noi per te e per quello che fai soprattutto. Quindi in Paraguay, in Italia, dove vuoi tu, ma noi comunque ci saremo a sostenerti e a portare avanti l'opera importante che tu hai iniziato 22 anni fa. Con questo penso proprio che, visto l'orario, dobbiamo salutarti Grazie, cara. e grazie a te e grazie a tutti coloro che sono con te in quest'opera, alla redazione di Antimafia 2000. E ti salutano Alessandra, Antonella, Paolo, Pasqua, Rosanna. Grazie Rosanna, Roberto, le care zie Anna e Giulia. a tutti. E noi ci diamo appuntamento con te il 18 novembre per lo speciale dal Paraguay. Ti seguiremo e daremo larga diffusione a quello che avverrà in quel giorno così importante. Un Grazie abbraccio Giorgio. a tutti. Ciao Un ciao. abbraccio caro a Ciao te. Giorgio. Arrivederci. A presto. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio da Venezia. Rosario? Ci siamo. Allora Massimo, abbiamo qualche aggiornamento dell'ultima ora? Sì, praticamente abbiamo la città di Carrara è sott'acqua, gli sfollati passeranno la notte al centro fiera, allagamenti in tantissimi quartieri, c'è l'acqua molto alta. Problemi anche nella Sicilia orientale, questa è l'ultima ora che è arrivata. Insomma, c'è allerta in tutta Italia. Dunque, vediamo se ci sono altre novità, perché mi sembra che ci siano altre novità. Diamo un attimo uno sguardo qui. Sì, dunque, la Prefettura di Roma comunica con una nota che in via precauzionale domani saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado di Roma e provincia in relazione alla prevista ondata di maltempo. La decisione è stata presa al termine di un incontro del centro coordinamento soccorsi presieduto dal prefetto. Poi vi do anche una notizia che mi è arrivata così al volo, la leggiamo insieme per la prima volta. Allora, scandalo a Venezia, Mose. L'ex generale della Guardia di Finanza Spaziante e l'ex scusate, l'ex AD Palladio, finanziaria Meneguzzo, imputati nell'inchiesta milanese sul caso Mose, hanno patteggiato la pena. Il primo a 4 anni di carcere e 500.000 euro di multa, il secondo a 2 anni e mezzo di reclusione. Entrambi sono accusati di corruzione. Ecco, per quanto riguarda le news, non ho altro
da aggiungere. Vediamo se c'è un'ultimissima ora. No, non c'è nulla, e allora la linea ritorna a Bari da voi, che mi complimento per la trasmissione, è stata molto interessante. Abbiamo avuto, grazie al direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, una chiarezza su questa situazione mafiosa che gira per il mondo, diciamo così, ecco, sia all'estero che anche qui in Italia. Poi ha zoomato anche la situazione, ha fatto sì, ha zoomato la situazione qui in Italia praticamente. Siamo partiti dal Paraguay con l'assassinio del nostro amico Pablo Medina e la sua assistente Antonia Ambada, e quindi poi per arrivare qui in Italia. Io so che lì in studio avete degli ospiti, avete, non so, io, cioè, si può anche fare una panoramica, vediamoli questi, che magari li conosco anch'io, li presentiamo al pubblico. Giusto Rosario, dalla Regia Centrale, mi dai l'ok, anche se sforiamo di Per minuto me la è tutto ok. Vai, Antonella, sei tutti noi. Bonella, Bonella, anzitutto voglio sapere che scarpe hai stasera. Ma Domanda scusa. numero uno. Domanda numero due, voglio sapere che ci fai tu con i bicchieri, Bonella? No, intanto scusa, andiamo per ordine. Intanto non ho capito poi le scarpe, che non me ne può fregare di meno, ma voglio dire, Rosanna, Massimo, c'è Rosanna vediamo. che sta. Aspetta, buona. Facciamo una bella panoramica adesso, guarda, eh. Chiaro, è Però se i chiaro. nostri amici ci agevolano l'operazione e si spostano, è arrivato anche Savino Percoco nel frattempo, informiamo il pubblico. No, più di qua, ragazzi, così vi vedono, perché la videocamera, la webcam è di qua. Ecco, avvicinatevi, Ecco qui, avvicinatevi, avvicinatevi. no. Ecco, Ho finito. oh, li vedi? Alessandra, c'è Antonella. Anna. Ci sono tutti, guarda, C'è anche c'è Rosanna. anche Anna Rosa, preferisci. Un caro saluto a tutti da parte di Saiuz. Ciao Rosario. Ciao Ciao. Rosario. Ciao. Ecco, Massimo, c'è Rosanna qui. vi ha salutato la regia centrale di Treviso, Rosario Moreno, che grazie a lui queste trasmissioni ci sono, esistono. Sempre, sempre. Il nostro principale ringraziamento va a Rosario. Poi voglio ricordare un attimo agli ascoltatori il sito di Antimafia 2000, www.antimafia2000.com, utile per gli aggiornamenti, anche per essere informati su quello che sarà l'evento del 18 novembre. Ribadisco, noi faremo uno speciale, per cui la collaborazione è massima. Questi ragazzi sono il sostegno di Giorgio qui da Bari nelle sue attività. Come vedete, sono tutti ragazzi molto giovani. Mi rivolgo soprattutto agli ascoltatori che ci seguono anche in chat, e le loro facce ve la dicono lunga. Per cui, a buon intenditor, poche parole. Massimo, c'è anche Rosanna, Massimo, eh. Aridaglie, c'è Anna Rosa, scusa, Anna Rosa, No, ti salutiamo. vedi qui. La Rosannina, Sei vedi? qui, Rosanna. Quant'è bellina Sì. Rosannina. Ti serve un Oh. assistente di studio, Bonella? Sì, ma visto che voi ne avete lì, vedo tantissimi assistenti di studio, qua, almeno una persona me la potete passare qui a Venezia, no? Grazie, chi si Giusto? offre volontario? Viene Savino, viene No, Savino. Savino ha la barba, no, Savino è escluso, scusate. Percoco è escluso, no, chi si offre volontaria? Va bene, Bonella, vogliamo dare le ultime notizie. Massimo è rimasto proprio con Massimo è rimasto proprio con Stanno tracciando le vesti. Questo è un colpo di scena. Hai visto Rosario? Dobbiamo sempre andare avanti da soli noi, cioè poco da fare. Certamente, proprio un colpo di scena. È stata una bellissima Rosario? cosa, però, soprattutto quando avete fatto l'applauso a Giorgio, che veramente ci ha dato delle spiegazioni che, insomma, non le troviamo così facilmente. Sulla Assolutamente, politica assolutamente. nostrana, soprattutto. Le analisi di Giorgio sono sempre molto lucide, ma noi non lo diciamo perché qualcheduno potrebbe dire siete di parte, è ovvio che la vostra opinione sia questa. No, nasce da tutti i riscontri che noi quotidianamente riceviamo. Giorgio non è una persona teorica, è una persona
pragmatica, è un mistico, ma è soprattutto un giornalista che si occupa di antimafia da sempre, per cui le sue affermazioni nascono da studi e da informazioni profondissime. Siamo perfettamente tutti consapevoli che sia quotidiano il suo impegno sul campo, ogni certo, giorno. Quindi certamente quello che Giorgio dice corrisponde esattamente a quello che fa. Questo è vero. Certo. E come noi siamo abituati ad altro con i nostri politici di solito, che predicano bene, non dico nemmeno che razzolano male, non razzolano proprio. Non razzolano più. No, razzolano, Antonella, razzolano un sacco di soldi. Ormai vivono di vendita. Bisogna fare uno stock di questo. Dobbiamo tagliarli liquidi. Sì, uno stock e mandarli via. Massimo, ti volevo ricordare, scusatemi se vi interrompo, che qui in studio sente Rosanna. Oh. Ah, Massimo, no, aspetta Massimo, scusa, prima che io mi dimentichi, volevo dirti, lo sai che c'è Rosanna? Massimo, ma qui c'è, io so che c'è una cosa sicura, un disco fermo. Ma aspettate, no, Massimo, un attimo. Allora, tutti in coro, dallo studio di Bar, tutti in coro. Massimo, sai che c'è Rosanna? Vai, tutti in coro. Via. Massimo, lo sai che c'è Rosanna? Aspetta. È fuggito il video, Bonella? No, l'ho fatto sfuggire io, l'ho fatto sfuggire, va. Abbiamo capito che c'è Rosanna, cioè non c'è nessun problema. Anzi, l'assistente di studio di Massimo, cioè. Oh, Bonella, in tutto ciò io non ho ancora capito cosa fai con i bicchieri tu. Qui mi giungono notizie strane. Mo' bisogna che esce sto fatto, eh. No, guarda, io ti dico subito. No, io ti rispondo in maniera tecnica. Allora, innanzitutto, primo, la trasmissione Fiorello e Fiorello Lanati è finita, no? Adesso siamo noi, no? Allora, ti volevo dire questo, visto che lì avete una serie di persone molto... sì, perché in diretta si sente, certo. È in diretta. Sì, lo so. Ecco, abbiamo la riserva della segretaria di redazione che mi ha dato una informazione, io ho anche la riserva. Quando non c'è la segretaria, l'assistente di studio o di redazione, o la segretaria, capito? Che mi avverte. Scusa, ma io non è che voglio dire, ma... No, perché lì, come può essere, no? Allora, dicevo questo, no? Visto che lì siete diverse persone e so che avete anche un po' una infarinatura giornalistica, no? Ecco, intanto l'Antonella parla, tu Ugo, ascoltami, che è molto importante questo che ti sto per dire, no? Potrebbero munirsi di una piccola telecamerina, perché io vi do così al volo delle idee, noi sono un po' un vulcano di idee, specialmente su questo argomento, ve la faccio vedere. Una telecamerina come questa qui, che è semplicissima, costa pochissimo, eccetera. E quando si guarda... È semplicissima, guardi. Certo, è semplicissima, basta con un pulsante e funziona. Quando ci sono delle conferenze nelle vostre zone, qualche incontro con i vari relatori, eccetera, potete fare una breve intervista video, aprire un canale YouTube, poi noi, cioè noi intendo io e Rosario Moreno, prendiamo il video e lo pubblichiamo in televisione, sia su finitaoggitv.net, la mia, che su sexwebnetwork.it, che è quella di Rosario Moreno. Quindi ragazzi, datevi da fare! Segretarie e assistenti di redazione, mi fate poi ingrabugliare, qui non riesco più a concentrarmi, facciamo dei bei lavori e ve li proponiamo al pubblico, giusto? Mi sembra un'ottima idea, accogliamo la richiesta. Sono d'accordo con Massimo. Allora. Rosario, penso proprio che si debba chiudere, vero? Sì. Massimo, ti volevo dire, volevo dirti, Massimo, scusa, volevo dirti una cosa. Siccome qui noi andiamo avanti con i poster, cioè con le foto che fanno anche le fotografie intere, no? E qui siamo in possesso di una foto intera di Rosanna. Nel frattempo, se vuoi, possiamo inviarla in attesa del video, insomma. Allora. Precisa nella risposta, per favore, che siamo fuori. Certo, sì, 19:42, siamo in tempo massimo, allora limite. Propongo che Rosanna sia, come si può dire, la coordinatrice di questo nuovo lavoro. E sotto di voi ci siete tutti voi. Ci piace. Visto che me l'avete nominata, stranominata, e allora adesso, cioè, la mettiamo lei come organizzatrice, come coordinatrice, come...
come si può dire, come il capo, no? Che poi vi dà gli ordini come fare. So che è una ragazza in gamba, molto intelligente, sa fare le cose, le sa fare bene, quindi Rosanna, benissimo, visto che me l'avete nominata 100 volte, che stanotte andrò a dormire col nome Rosanna, no? Allora facciamogli fare un bel lavoro. Magari poteva sfuggirti, quindi va bene. Allora, Non c'è salutiamo tutti problema i che mi sfugga, è un nostri ascoltatori bel nelle tardi, ti prego. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Saiuz Web Network. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Sì. Ciao Bonella. Hai detto Ciao giusto. Bonella. Salutiamo e ringraziamo sempre Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Grazie, grazie, grazie. Salutiamo. E un abbraccio Ciao, Rosario. circolare a tutti quanti lì da voi, a Bari. Ringraziamo Ugo Lombardi. Grazie, sì, grazie. Ringraziamo Giorgio Bongiovanni e a mercoledì prossimo alle 18:30. Ecco, com'è invece l'appuntamento? Com'è l'appuntamento invece stasera sulla TV terrestre alle 23:05 sulle frequenze di Bilio Telecarnia ed Eden TV per il settimanale Pianeta Oggi Reporter. Quindi chi ci ascolta dall'Alto Adriatico, ecco, può sintonizzarsi dopo sul terrestre. Allora mi raccomando, il lavoro è che non vi sfugga, quindi organizzatevi, quindi Non da adesso e andiamo avanti. ci sfugga, non ti preoccupare. Rosanna fa da garante. Va bene? Lei deve essere proprio quella, il capo, quella che poi gestisce il tutto. Va bene, Bonelle, seguiremo. Un saluto a Avete tutti i nostri ascoltatori e grazie per averci Ciao seguito anche Massimo. questa Ciao, sera. ciao. A mercoledì prossimo. A mercoledì, ciao, un caro saluto a tutti. E le scarpe a te, Antonella. Ciao. E con i bicchieri poi ne parliamo. Ciao.